pronti per un'altra grande serata di ciclismo, ricordando Ermole Baldini, questa mostra splendida che sta ottenendo un successo notevole giorno dopo giorno. E siamo pronti con altri tre grandi campioni di ieri e dell'altro ieri, che parleranno innanzitutto di se stessi e poi del grande Ermole Baldini. Li conoscete già, ma ve li presento: Franco Balmamion alla mia destra. Questo signore ha un sacco di record con sé, perché ha corso innanzitutto con Ercole Baldini, ma ne parliamo poi dopo, ed è l'ultimo campione italiano che ha vinto due giri d'Italia consecutivi. Non tutti lo sanno, ma lui vinse il Giro d'Italia nel 62 e nel 63, due giri d'Italia consecutivi, e da allora più nessuno è riuscito. Né Adorni, Gimondi, Moser, Saronni, Fulvio Chiappucci, Pantani, Nibali, nessuno. Lui è l'ultimo che ha vinto due giri consecutivi. Poi ci parlerà di sé, di Baldini. Al centro abbiamo Francesco Moser, che non c'è bisogno di presentare. L'uomo dei record, il tempo passa per tutti. A gennaio, noi che c'eravamo, festeggeremo il prossimo 19 e 23 gennaio prossimi, manca un mese, proprio il 19 gennaio, guarda, un mese oggi, festeggeremo 40 anni dal doppio record dell'ora messicano. Il primo fu il 19 e il secondo il 23 gennaio, 40 anni già, ma siamo ragazzi come loro, più o meno uguali. E poi il terzo è Davide Boifava. Poi è diventata la grande speranza, un grande cronoman come Ercole Baldini, ha un record che poi ci racconterà, perché è stato, credo, l'unico campione in tutto il mondo che ha fatto piangere Merckx, e Merckx gli ha chiesto scusa. Quindi immaginate cos'è stato quel giorno. Dai, da qui fa, poi ne parleremo. È stato soprattutto il team manager dei più grandi campioni più recenti, da Chiappucci, Visentini, Roche, Montempi e soprattutto Marco Pantani. Marco Pantani è passato professionista e ha chiesto espressamente più volte di andare a correre con Davide Boifava. Quindi pensate, stasera nel parterre de Rouen che abbiamo, possiamo far vedere qualche immagine di questi tre signori che abbiamo raccolto tanto per presentare. Guardate Davide Boifava qualche chilo fa. Quando era un giovane, qui sta facendo il trofeo Baracchi assieme a Felice Gimondi, pensate, e qui è stato quel giorno che ha fatto piangere di Merckx al trofeo Baracchi. Finalmente vediamo la in azione, sta viaggiando verso Mirandola, quindi siamo sempre in Emilia Romagna, e a Mirandola solo l'attacco nel finale, Giro d'Italia del 1969, quello famoso del doppio di Merckx a Savona. E Davide Boifava stacca tutti, vince la tappa e indossa, giovanissimo, la maglia rosa, aveva 21 anni. E questo è Franco Balmamion, campione d'Italia, perché nel 67 fece secondo al Giro, terzo al Tour e poi vinse il campionato italiano. Ma prima, 62 e 63, questo è il grande Jacques Anquetil, avversario di Ercole Baldini, ma poi anche della generazione di Balmamion, uno dei più grandi cronometri di tutti i tempi. Franco Balmamion, ripetiamo, vinse il Giro nel 62-63, tutti lo ricordano perché ha vinto due giri senza vincere una tappa, ma la cosa principale è che ha vinto due giri d'Italia consecutivi, battendo Vittorio Adorni, battendo Imerio Massignano e tutti i campioni di quell'epoca indimenticabile, primi anni 60, dopo che era scomparso Fausto Coppi il 2 gennaio del 60, e lui 22 anni trionfò al Giro d'Italia, andando all'attacco, andando in fuga. Questa è la tappa che venne interrotta sul Rolle perché c'era troppa neve. Charlie Gaulle e Imerio Massignano sono i grandi scalatori di quell'epoca, che Balmamion può sempre sconfiggere. E passiamo a Francesco Moser. Francesco Moser finalmente in maglia rosa, Giro d'Italia, qui siamo nel 60, nel 78, e qui invece il famoso record dell'ora messicano. Ha i pantaloni corti, quindi è il secondo, perché il primo lo fece col Bodi 50-808 del 19 gennaio dell'84, e quattro giorni dopo, cosa impossibile per l'epoca, ripeté il tentativo di record realizzando 51,151. Questo è un altro record con la ruotona, viene chiamata stoccarda, perché allora c'erano tre record dell'ora: al coperto,
a livello del mare, cioè fino a 800 metri, e in altura. Lui aveva fatto in altura Città del Messico, a livello del mare al Vigorelli, perché il Vigorelli era entro gli 800 metri, e poi al coperto a Stoccarda, 50-644 all'ora. Questa è forse la Roubaix più bella. Pensate che Francesco, per tutti i suoi record, è l'unico campione di tutti i tempi che ha vinto tre Parigi-Roubaix consecutive per distacco. Questa è la terza, 1980, in questa occasione ha dato 6 minuti a Bernard Hinault, che la vinse l'anno dopo, tanto per capire il personaggio dell'epoca. E tra i record, qui sta vincendo a Sasso Maggiore la tappa del Giro d'Italia 1981, qui diventa campione d'Italia, tre volte campione d'Italia. Uno dei suoi record è ha battuto di poco Ercole Baldini, perché Baldini vinse un mondiale su pista da dilettante e poi su strada da professionista. Francesco Moser ha vinto da professionista il titolo iridato, prima in pista nell'inseguimento come Baldini e poi su strada a San Cristobal, 76 in pista a Monterroni e 77 a San Cristobal. Solo Coppi e Moser hanno vinto da professionisti un titolo su pista e un titolo su strada. Quindi, per presentare questi tre personaggi, cominciamo dal meno giovane, Franco Balmamion. Diciamo più vecchio, va. No, diciamo il meno giovane. Giro d'Italia, pensate, nel 62 aveva 22 anni, quindi vuol dire che adesso ne ha 83, portati in maniera splendida. A tavola penso che batterebbe noi tre messi assieme, io, Francesco e Davide, e lui ci batte tutti e tre, perché gode ottima salute, ama il buon vivere e mangiare e bere bene, e quindi questo somiglia molto a Ercole Baldini. Il tuo ricordo immediato di Baldini qual è? Diciamo che Baldini è stato un grande corridore, oltre a quello anche un grande uomo. Io in squadra non ho corso assieme, però avversario anche in Italia del 62, penso che sia arrivato sesto in classifica generale, quindi era lì che lottava fino alla fine per vincerlo. Poi però l'ho avuto come direttore sportivo alla SCI, quindi sicuramente faccio i complimenti a tutti quelli per quello che avete organizzato, perché Ercole era veramente una persona che lo meritava. Bravi a tutti. Poi un'altra cosa che ti tengo a dire, tutti questi record che mi ha dato. Un record che preferirei veramente non avere, ma questo lo dico veramente sul serio. Lo dici sempre questo, sì, vero. È quello dell'ultimo italiano aver vinto i due giri consecutivi, perché Marco Pantani aveva vinto il giro del 98, non dico giusto, sì. E nel 99. Nel 99 lo stava vincendo, perché oramai l'aveva vinto. Poi è successo quello che tutti sanno, diciamo che se non fosse successo quello, sicuramente sarebbe lui l'ultimo italiano a averlo vinto. E se non avesse iniziato lì, diciamo, le sue traversie, chiamale come vuoi, non più un ragazzino, però sicuramente ancora un uomo in vita che purtroppo non c'è più. E lì hai ragione, questa è la grande verità. Anche perché ancora oggi l'episodio di Campiglio non è chiaro, non è chiaro ancora oggi, e io ho parlato a distanza purtroppo di troppi anni con un biologo che ha studiato negli Stati Uniti, ma che è di Pesaro, secondo il quale mi ha spiegato bene nei dettagli, il problema era dato da questa macchinetta che ti doveva dare il valore dell'ematometro, che non era attendibile come, a tal punto che l'Unione Ciclistica Internazionale dall'anno dopo aveva deciso di comparare i valori dell'ematocrito e dell'emoglobina. L'avessero fatto a Campiglio, Pantani sarebbe stato nella norma. Quindi pensa al povero Marco cosa ha dovuto vivere, e di lì è cominciata la sua crisi. Quindi hai ragione, ed è bello che tu assegni a Marco Pantani due giri d'Italia consecutivi. Grazie. Ricordami ancora Baldini che tu hai incontrato passato professionista. Sì, diciamo che primo anno lui correva la Indies, però adesso non vorrei errare, ma è difficile. Il primo giro d'Italia, Ercole, mi sembra che cade la prima tappa e si rompe la clavicola a Torino, quindi praticamente si ritirò la prima tappa. E tu eri in fuga già all'attacco sulla guardia torinese. Esatto, io ero da solo, avevo ancora 40-50 secondi, poi in discesa, bagnata, venne giù un po' piano, mi raggiunsero a 2-3 km dall'arrivo e poi mi batte pobre tingolaccia, quella era mia prima tappa, il mio primo giro, quindi avrei potuto forse conquistare già la maglia rosa quel giorno, però niente, non capita quello. Poi il 62, come abbiamo detto prima, lottò fino alla
fine, nel 63 lui era all'Aginari in compagnia di Adorni, che Adorni fu il mio avversario più di fatto di Borussia contro il 63 al Giro d'Italia. Quindi Ercole, oltre a essere anche un grande atleta vincente, si sacrificò appunto per Vittorio, per aiutarlo, ma quello che era giusto, perché era suo compagno di squadra. Quindi penso è anche da ammirare per quello. 64 andò alla Salvarani, anche lì con Adorni, i compiti erano poi Baldini, era un grande corridore, però forse mancava un po' di voglia, quella che per fare il corridore è necessaria. Ercole forse quella mancava, comunque fu un grande sicuramente. Ecco, dovessi comparare tu a cronometro, un po' facevi fatica, ti difendevi, diciamo, all'epoca con questi personaggi. Tu li hai visti tutti, se dovessi fare un po' una graduatoria e passare a segni i grandi cronometri, Baldini, anche Anchettini. Diciamo che sicuramente sì. I due migliori, Baldini e Anchettini. Anche venendo avanti, non so, Indurain, Francesco, Ino. No. Io parlo a quelli che si riferiscono alla mia epoca, io parlo a quelli che possono quei 12 anni, qui ho fatto 12 anni per Federico, no? Sicuramente loro due furono i due migliori. E avessi da dire chi primo, chi secondo, penso che mi sarebbe molto difficile. Penso che li metterei qua nella pari. Sia Baldini che Anchettini, che al trofeo Tennicollo vince Baldini 4-2, al Tour che vinceva anche Till, ma stando a tanti commenti c'erano tante moto per fare il crono allora in Francia, no? Sì, tu sì, sei sì. D'accordo? Ma quello ho anche da sì, penso lì, però diciamo che si lottavano alla pari, quindi una volta poteva vincere uno, una volta poteva vincere. Grazie, poi facciamo un secondo giro. Grazie Franco. Francesco, tu se si parla di Baldini devi ricordarti tuo fratello Aldo, perché erano grandi amici Ercole e Aldo Moser, hanno vinto due trofei baracchi assieme, ma avevano una bella liaison. Ma io mi ricordo, seguivo il ciclismo perché Aldo correva, ma era come adesso perché non c'era la televisione, tutto quello che abbiamo oggi per seguire lo sport. E mi ricordo che parlava di Baldini, che aveva vinto il Giro, ha vinto il Mondiale, ha vinto quei due anni lì, era stata una cosa, perché aveva vinto prima le Olimpiadi e poi aveva vinto queste due edizioni del trofeo Baracchi con Aldo, e queste sono cose che mi ricordo che abbiamo ancora in casa, foto e anche i trofei, insomma. E Baldini poi io l'ho conosciuto quando ho cominciato a correre, perché prima non lo conoscevo, non ho mai corso con lui perché avevamo età diverse, insomma. E negli ultimi anni poi eravamo nel consiglio dell'UCI, andavamo in Svizzera assieme a Losanna e a Egle per fare queste riunioni, come è stato cambiato il calendario e tutto, e abbiamo fatto i viaggi insieme in macchina dall'Italia, andata e ritorno. Una volta siamo passati per una volta, eravamo in anticipo e lì si faceva la strada che va a Martigny dal San Bernardino, che c'è la galleria. E una volta avevamo tempo, dico andiamo su a vedere il passo, perché non c'eravamo mai andati. E siamo andati su lui, mi ricordo che c'era anche il cane di San Bernardo, San Bernardo. E poi siamo entrati in questo monastero, quello tutto buio, mi ricordo non è che un grande, perché ci siamo fermati un'oretta forse, e abbiamo fatto questa salita che poi non l'ho più rifatto in macchina, che dovevo farla quest'anno col Giro, esatto, che è stata eliminata la tappa, sì. Che poi prima hanno detto che faceva la galleria, poi non ho fatto niente. Neanche, perché avevo paura di non arrivare a tramontare. E sono andati dall'altra parte per collegare la modernità col passato, insomma. Ma forse Ercole non ti ha raccontato che lui il Gran San Bernardo lo fece nel 57, appena passato professionista, e compromise il suo giro nella discesa, salita e discesa del Gran San Bernardo, arrivavano a Sion
e arrivò il terzo in questo giro, dietro a Nencini e Bobè, e lo perse un po' lì, forse ha voluto andare a rivedere dove l'aveva perso. Non ho ricordi di quello che mi ha detto, perché sai che è passato un po' di tempo, però so che avevano detto, dai che andiamo su, che non abbiamo mai fatto, passavamo sempre dalla galleria, non avevamo tempo, e siamo andati su a fare il passo. Senti, ma allora a gennaio festeggiamo 40 anni. Gli anni passano purtroppo, non so se vale la pena festeggiare, adesso vedremo. Ma direi di sì, qualcosa faremo. È stata l'avventura che ha cambiato il ciclismo, e la scienza applicata al ciclismo ha cambiato, hai cambiato tutto, dai, col record d'ora col Giro d'Italia vinto. L'abitudine era quella, insomma, la tradizione che corridori tentavano il record quando avevano una grande condizione o alla fine di stagione, ma comunque con grandi allenamenti alle spalle. E io invece abbiamo deciso di fare questo record a gennaio, e la preparazione l'ho fatta tutta d'inverno, praticamente sono stato quasi un mese a Città del Messico, perché era molto importante fare l'acclimatazione quota, e tutti questi particolari poi alla fine ci hanno dato ragione, perché se io ho i giornali a casa quando dicevano che era impossibile battere il record, io ero a favore, si poteva tentare il record a gennaio perché non c'era l'allenamento adatto, e poi alla fine sono io ti posso raccontiamo un episodio che ti dice anche la grandezza di Francesco Moser, che non tutti sanno. Lui il 19 gennaio dell'84 fa il record dell'ora, primo uomo al mondo che supera la barriera dei 50 km e fa 50,808, no? Battendo Merckx che aveva fatto 49,432. La rivoluzione, no? In Italia erano le 8 di sera, cambiate le prime pagine dei giornali sportivi, completamente rivoluzionate, anche i giornali politici cambiano pagine per dedicare questa impresa. Io ero in Messico con lui, per tutto sport, ma ero anche corrispondente di Ed Newsblad, il giornale fiammingo, ovviamente davo i pezzi a braccio in francese, perché fiammingo non lo conosco, ed era il Corriere della Sera dei Fiamminghi, Ed Newsblad. Io gli do i servizi su Moser che fa record dell'ora, e loro mi dicono, avevano visto tutto in TV, quel record non è valido, lo dice anche Merckx, perché per fare il record dell'ora bisogna avere c'è un comma del regolamento che dice bisogna avere i pantaloni corti che arrivano a 10 cm dal ginocchio. Lui l'ha fatto col body, il record non è valido. E Francesco ha detto benissimo, lo rifaccio, il 4 giorni dopo ho fatto 51-151, non solo per i 10. Per i 10-20 km e vedere poi come si trovava, perché stava arrivando un charter di tifosi dall'Italia, e lui dopo che ha fatto il record disse benissimo, ma per tutti questi tifosi che sono in arrivo lo devo ritentare qualcosa. E così è la questione del body lungo, è che l'avevamo lungo e corto, però il problema principale era il vento, e la mattina era fresco, perché certe volte al mattino c'era il ghiaccio sull'erba, faceva la brina la notte. Dopo appena veniva il sole scaldava, però quando veniva il sole veniva anche il vento. E allora mi ha detto, curiamo quei pantaloni lunghi perché tengono caldo le gambe, insomma. E cercavamo di partire il più presto possibile, che poi non si poteva neanche tanto, perché finché la pista non era tutta scaldata, siccome avevo messo questa resina, se c'era umidità si cadeva, che mi ricordo che 13 e Ferrari un giorno si sono presi le bici senza dire niente e sono messi a girare la pista. Io giravo prima che l'ascensore, ma sopra la fascia dove c'era la resina era come quando c'era sulla brina, scivolava come ghiaccio, e sono caduti tutti e due in un tiro solo, perché sono andati giù sulla fascia dove c'era questa resina, che era come il vetro,
e sono caduti tutti e due. E noi dovevamo aspettare che venisse il sole, che scaldasse e poi partire il più presto possibile, ma poi bisognava aspettare un po' proprio per questo motivo, anche perché poi c'era il freddo e dopo con troppo freddo si pedalava anche male. E allora dovevamo trovare un compromesso per dire adesso fanno il record nelle piste coperte e non ha nessun problema, c'è questo problema. No. Ma tu per eguagliare anche Ercole Baldini hai fatto anche un record al Vigorelli come lui, perché hai fatto anche il record non al Vigorelli, perché c'era questa divisione, no, dei tre record. A quel tempo c'era questo, dopo è stato tutto riveduto, insomma. E c'è chi dice che sia stata l'impresa più bella al Vigorelli, sei andato ancora più forte che in Messico. La Città del Messico quest'anno era rifatta, permetteva di fare più velocità, questo è spontaneo. A Milano eravamo a livello del mare quasi, insomma, e si correva in condizioni diverse, ma siccome c'era questa divisione del record ho dovuto tentare anche quello e poi ho chiuso con quello di Stoccarda coperto nell'88, che era l'anno del Giro d'Italia di Rossi. Non so se ti ricordi. No, 87 Rossi. Che tu non l'hai fatto, che sei caduto prima di partire. Era sì. In 88 era la partenza che poi ha vinto. Chi aveva vinto? Amstel 88. Che è stata quella volta della neve che io ero su in gabbia. Sì. E io ero in gabbia con Togliani. E io volevo fermare la corsa perché non era perché lui era il consigliere tecnico di scendere i corridori con quelle condizioni. Sono scappati a tutti quanti e hanno mandato giù i corridori in questa situazione veramente incredibile, perché bisognava esserci e vedere che io ero lì sul posto. E mi ricordo che c'erano gli alpini nelle ultime curve del Gabbia con le pale che sparavano la neve e dicendo sparate la bella, ma però io speravo di fermarmi in cima e invece non è stato possibile. Perché appena smesso di correre Togliani l'ha preso sulla miraglia del giro, Bruno Raschi non c'era più e lui era il consigliere tecnico di Vincenzo Togliani. Facciamo un giro con Davide. Davide, allora com'è che hai battuto Fabi Baldini da ragazzo come me? Ma allora io con Ercole avevo un'amicizia speciale, sì. Perché da ragazzino non avevo ancora iniziato a correre, ma ero già sul tifoso. E mi ricordo che allora in televisione in bianco e nero si correva nel paese, nell'osteria dove c'era una televisione nel paese e si andava a vedere quando correva. Allora un giorno, essendo suo tifoso, ho scritto una lettera e inaspettatamente, speravo tanto, però mi è arrivata una busta a casa con dentro la sua fotografia. Bellissimo. Era con la maglia di campione del mondo, sì. Insieme a Miguel Poblet. Erano la Inis, sì. Sì, firmata da lui con una dedica nella quale è stato un regalo da ragazzino, avevo 13-14 anni, sì. Perciò sono stato fortunato nella vita perché ho conosciuto un grande uomo, un grande campione. Anche perché io ero passato nel 69 alla Molteni, correvo nel livello della Molteni, nel 70 alla 70 la Molteni per il 71 ha deciso di cambiare regole perché era arrivato Merz. E noi della Molteni, mi ricordo Ercole che è venuto da me, lui era dirigente della SCIP, ha fatto di tutto. Ha fatto di tutto per portarmi alla SCIP e è stato di una grandezza veramente. E da lì ci siamo sempre frequentati. Io sono stato parecchie volte a casa a Villanova a trovarlo con la signora Wanda, anche perché con lui si parlava di corse, corridori, di squadre, di tutto. Però essendo io che ho fatto la quinta elementare, avevo bisogno di imparare qualcosa della vita, no? E trovandomi con lui a parlare, si parlava anche spesso di lavoro
E lui, l'azienda, aveva un distributore a Principe, c'è tuttora, che si chiama Riba, era amico del titolare Gianni Ronchi. E un giorno mi telefona, mi fa: Davide, vengo a Principe, vengo a trovarti. Guarda, ho una cosa da proporti. Perché non apri una distribuzione di ceramiche? Faccio tutto io, ti do io, ti aiuto io. Ho detto, siamo andati in città a Brescia a cercare il posto, non l'abbiamo trovato, perché andava bene per lui, però siamo sempre rimasti un contatto bellissimo, e che è stato per me veramente un grande aiuto, una grande scuola. E questo, caro Herbert, ti devo ringraziare non solo te ma anche la signora Vanda, perché siete stati con me delle persone eccezionali che mi hanno dato una grande amicizia. Grazie, Davide. Rifacciamo il giro da Franco. Franco, questi due giri senza vincere una tappa, tanti ti dicono, ma com'è che vincevi due giri d'Italia uno dietro l'altro senza vincere una tappa? Perché e qual era il segreto? No, prima di tutto era un altro ciclismo, perché non c'era la squadra che riusciva a controllare la cosa, quindi le corse erano, diciamo, un misto fra dilettante e professionista, perché tutti i giorni veniva via la fuga. Ma non come viene adesso, che vanno via tre o quattro, li lasciano andare, poi controllano, contano, riprendono. Poi la fuga andava via dopo magari 40, 50, 60 chilometri che lottavi, quindi quelli che andavano in fuga erano quelli che avevano la gamba buona che andavano. E diciamo che non sicuramente tutte le volte, però 7-8 volte su 10 la fuga andava all'arrivo. Quindi i giri si vincevano non in quelle tre o quattro tappe di montagna o quelle due cronometro, si vincevano nell'arco di tutti i 20 giorni. Io fortunatamente, ho per l'intuito, ho avuto sovente la fortuna di indovinare le fughe, e io diciamo che arrivavo sempre come i primi. L'unico mio difetto era la volata, non ero veloce, quindi arrivavo sempre con i primi, però alla fine forse mi chiedevi poche. Ma risparmiavi anche energia poi il dopo. Esatto, no, però al Giro d'Italia effettivamente proprio forse non la facevo neanche. Però quello serviva anche a tenere quelle amicizie verso i corridori, che durante le corse a tappe quelle amicizie servono anche. Quindi poi il Giro d'Italia, visto che lo vince chi impiega meno tempo, io per 2 anni sono riuscito a impiegare meno tempo di tutti, quindi ho vinto 2 giri d'Italia. C'era gli abboni, da certi anni io ho dovuto far volate anche per il quarto quinto posto per battere il gruppo, per questa grinta che avevi. Quando ho cominciato a correre i primi anni no, ma poi hanno introdotto gli abboni. È complicato a fare le volate, perché se vincevi una tappa, il secondo erano 20 secondi, 10, a cronometro, se guadagnavi 20 secondi era già tanto, certo. E li guadagnavi in una volata, e quello era una... C'erano stati in passato gli abboni, li facevano sulle salite. Erano molto belli quelli, sì. Un minuto che passava prima sul colle. Era un'altra cosa, però eri obbligato a farne le volate, perché era così. Anche l'anno che io ho vinto il giro, ho vinto diversi abboni. Non c'erano delle cronometro, ma c'erano delle tappe. E alla fine, che poi, quello che non mi dava giù di questa roba degli abboni, è che tu in una tappa in volata potevi vincere 20 secondi di abbono, in una tappa cronometro l'abbono non c'era, che si faceva più fatica per la tappa cronometro che una volata, molto di più, però le regole erano quelle che erano fatte un po' male. Senti, a proposito di cronometro, tu batti Baldini 5-4 nel trofeo Baracchi, perché Ercole Baldini ha vinto 4 volte il trofeo Baracchi
il primo leggendario, trascinando Coppi all'ultima vittoria della vita nel 57, poi nel 58 con tuo fratello, nel 59 di nuovo con tuo fratello, nel 61 col francese Vendì, 4 vittorie. Tu nei 25 sei l'unico che questa crono a coppie di 100 km, in cui bisognava arrivare in due, che poi con Fava ci racconterà con Merce, e poteva vincere di più, ma nei 25 con 5 compagni di squadra della Vendì. Anche da dilettante che facevamo lo stesso percorso con Borgognoni, che era un grande anche quando siamo arrivati a Brescia, che arrivavamo, che poi due anni dopo l'ho vinto. Sì, sì. Hai vinto con Barocchelli, scusa. No, con Suite, il primo l'ho vinto a Brescia, poi con Barocchelli sempre a Brescia, poi ho vinto con Saroni, poi a Bergamo, poi con Inò, poi l'ho vinto con Inò e con Oste. E con Oste. Senti, ma raccontaci quello con Saroni, perché è venuto qui e ci ha raccontato Saroni. Cos'era successo? Che non vi eravate con i Baracchi. Lui dice che vi siete visti la prima volta che Baldini, per trascinare Coppi, era andato ad allenarsi, l'aveva voluto Fausto Coppi nella sua villa Novi Ligure, e si erano allenati assieme. E Ercole Baldini aveva vissuto il mito di Coppi in questa villa con la dama bianca, eccetera, eccetera. Tu e Saroni non vi sei manco visti prima, fino alla pedana di partenza. Ci siamo visti alla partenza, no, ci siamo visti in albergo per quello, però ma non abbiamo mai fatto allenamento. Ma lui dice che tu avevi trovato delle scuse e non c'eri mai per allenarsi. No, siamo andati lì, eravamo, mi ricordo, lì vicino a Bergamo in un alberghetto, abbiamo fatto un paio di uscite, ma non è che allenarci un giorno non conta niente, perché devi andare in bici, sia capace, non è che hai bisogno di... Ma poi con Saroni tiravi di più tu, tiravi di più lui, cos'era su Saroni? Lui è andato un po' in partenza, diciamo, ma dopo è andato in difficoltà e ha tirato forse 70% io, 30% lui, forse, ma forse e poi si lamentava che nel finale che andavamo troppo forte. Sì, io volevo staccare. Non avevamo dubbi, perché Saroni racconta che avevano due minuti di vantaggio perché li aveva messi assieme, che era stata un'idea geniale di un grande nostro collega Mario Fossati, che era il delfino di Gianni Brera ed era un grande di ciclismo, e diede l'idea a Mino Baracchi perché non trovavano da fare tutte le coppie, e Fossati gli disse, io ero presente, mi ricordo un giorno delle miglia, e gli disse, ma perché non mette assieme Moser e Saroni contro il resto del mondo? E fu un'idea bellissima. E Saroni racconta che nel finale tu gli dicevi, a lei, e lui ti disse, ma con quanto vuoi arrivare, che stiamo già vincendo? In realtà tu volevi staccarlo. Guardavo se perdeva le ruote. Grande ammissione, questa grande ammissione. No, il Baracchi era una cosa particolare, che poi l'ultimo che ho fatto, quello è bello, sì. A Trento, a metà percorso avevamo un minuto e mezzo di vantaggio su tutti. Se io potevo arrivare, andare da solo, dicevo, però bisognava arrivare. Tempo va preso un secondo. Certo. E l'ultima parte del percorso aveva degli strappi, a parte che poi non andava più, non stava a ruota neanche pianura. In ogni strappo si staccava. E andati in una crisi pazzesca. Ma in sera, che c'è una salita che adesso la strada l'ha cambiata, ma io ho fatto un giro nella piazza aspettandolo per arrivare. Ho fatto il giro nella piazza della bicicletta. E c'era anche io, la facevo sempre in allenamento quella strada lì. E poi nell'ultimo strappo all'entrata di Trento c'è una cavalcavia della ferrovia che è abbastanza ripida. Abbiamo dovuto attaccare la macchina perché non veniva ci hanno squalificato alla fine. Eravamo arrivati settimi, credo, poi dopo ci hanno squalificato per traino. E siamo ultimi, e quando siamo arrivati in Piazza del Duomo, si arrivava e l'arrivo lo mettevano proprio dove finiva la via Venezzani, poi entravi nella piazza e c'era una semicurva dopo l'arrivo. E lui appena ha fatto la semicurva è strabassato a terra. E quando Enzo è andato, ci eravamo spaventati, tu gli ha detto quanto manca dall'arrivo, non sapeva neanche che era veramente
sì, mamma mia. No, ma che poi ha portato all'ospedale. Perché c'era una crisi di zuccheri proprio. Ci eravamo spaventati perché è crollato contro le transenne. E tirandosi su ha fatto male. Anche i reali, anche che era scritto dentro del sì, livorello, dopo lo prendevano all'ingresso, sì, e è caduto dopo, ma ormai sempre la presa. E il grande Anquetil, il cattino l'ha fatto Rossi da solo, Sì. Il grande Anquetil, il grande cronome, ma aveva questa diatriba con Altig, e andò in crisi al proprio Baracchi, e Altig ne approfittò per far vedere in televisione, a lei, vieni, vieni, al grande Jacques Anquetil. E allora si poteva anche spingere, compagno, sì, il regolamento, che no, non so quale poteva spingere, sì. Ah no, regolamento non era come noi abbiamo vinto Parigliano di Benetto, abbiamo vinto squadra in 6 e alla fine siamo arrivati in 4 e noi avevamo due belgi, io Gignoli, il Bert Desmè e Luis Prost, e alla fine sugli strappi tripulavano. Ah no, scusa, no, noi abbiamo vinto Parigliano di Benetto, Parigli, no, 140 km con una squadra, eravamo in 6, alla fine siamo arrivati in 4, però il tempo lo prendevano sul terzo e due belgi avevano tirato anche prima, quello non è che, però sono gli strappi, il signore poi lui aveva il vincio di scattare, era là con 10-20 metri e altri due, allora io li spingevo e poi siamo arrivati in quattro, abbiamo vinto, avevamo fatto tutta la squadra di con noi, era venuto. Senti, ma però il regolamento fra con non permetteva, non potevo spingere, qual era, invece adesso non puoi tutto. Senti, ma il troppo baracchi tu invece niente, ma infatti, no, proprio neanche fatto. No. È un anno, ero lì in 67 perché avevo pedalato abbastanza a finale stagione, non avevo mai tanta voglia. Dovevo farlo con Claudio e Michelotto, poi non ci siamo messi d'accordo, non l'avevo mai fatto. Ma hai fatto tre, è un bel record anche quello. Davide, invece, racconta, hai fatto piangere Merckx. Com'è questa storia, incredibile? No, è una storia. Allora, io sono stato fortunato perché un giorno mi chiamo Emilio Baracchi. Sì. E tu eri la giovane Speranza che stava. E mi dice: sì, ho parlato con Edi, avrei il piacere se tu fai il baracca con lui. Io arrivavo dal Gran Premio delle Nazioni la settimana prima, che ero arrivato secondo per pochi secondi, e il Gran Premio delle Nazioni era 130 km a chronometro. Avevi messo la maglia rosa al giro, eri la Speranza, eri giovane. Cavolo, io ero emozionato. Azioni, no? C'era io dovevo fare i baracchi, dovevo farlo con la Springer, il primo e il secondo al campionato delle nazioni. Al venerdì sera mi hanno cambiato un po' la Springer, l'ho fatto con Agostinho. Io l'ho fatto con Edi, però Edi Merckx veniva da una caduta in pista dove era, credo che fosse deceduto il Truderne, ai primi di settembre. Era molto, era molto scosso. Sì. E siamo sulla rampa di lancio a Bergamo in città, viene lì un grande campione che si chiama, un amico è Vittorio Adorni, ciao Vittorio, grande amico. E gli dice Davide, stai attento nel centro dello scivolo, prendili subito la ruota perché guarda che sennò lo vedi allo stadio a Bergamo. Abbiamo fatto la prima metà corsa 53 di media. Arriviamo a Monza, sento che mi tocca il pantaloncino dietro, però non avevamo i body, c'era la maglia di seta, e detto, mi fa, cos'hai dentro lì? Io avevo come andare in crisi, c'era dentro la marmellata. Cubetti di marmellata. Mi fa, Davide, dammi una marmellata. La mangiata sembrava morto di fame, ha avuto una crisi spaventosa, praticamente da Monza a Bergamo non ha più tirato un metro. Sulla miraglia c'era Marino Vigna e Giorgio Albani, che è il direttore sportivo a Monteni. E siamo arrivati, facevo un ritmo nella quale poteva andare bene a lui e siamo arrivati in terzi. Si è arrivati in albergo, mi ha abbracciato, tuttora siamo molto amici perché ci sentiamo spesso, mi dice che fortuna che hai avuto te, però parlo ancora di te perché mi hai staccato me. ma scherzando, però lui aveva avuto questo incidente
pazzesco in pista a Blois, facevano le gare dietro Derni, ma era un mese e mezzo prima, circa i primi di settembre, e si sono scontrati due Derni, queste motorette, e pensate che l'allenatore che guidava la motorette è morto, e aveva un casco di quelli integrali, bello da motociclista, e Eddie invece, che aveva quei caschetti da allora con queste gomma piuma, come si mettevano allora, è andato in ospedale anche lui, però Mersta quella volta lì sostiene che in salita non è più andato come prima. Gimondi lo mandava al diavolo su tutte le volte, perché ha ancora vinto 3 tour, 4 giri, però le giri non andava più come prima da quella caduta. Infatti Max Springer e Agostini hanno vinto il baracchi e noi siamo andati terzi. Dopo ho fatto con Felice, perché Felice dai, facciamolo insieme. Anche lì, chi l'ha vinto? Mers in coppia con chi? Svers, che era forte come la moto, era forte come lui. Infatti con Felice è arrivato in qualche volta anche di quelli individuali. È arrivato secondi. A proposito di Mers, invece Francesco ha questo, un altro dei suoi record, che non tutti ricordano. Prologo del Tour de France 1975 a Charleroi, quindi in Belgio, a casa di Mers, avevano scelto un percorso pavé, curve, rotaie, salitine, discesine, 6 o 7 chilometri. Pensate, con il Mers dominante, risultato del prologo: primo Francesco Moser, secondo Eddy Merckx a 2 secondi, il terzo Valimp a 15 secondi, cioè il battuto Merckx in casa era stato un bel numero per debuttare al Tour. Era un percorso difficile perché era pieno di trabocchetti, c'era di tutto, pavè, rotaie, brutte curve. Io la prima curva, perché qui i prologhi, io insomma ne ho vinti parecchi prologhi, e se vuoi vincere in quelle corse brevi così devi andare forte anche nelle curve, perché se tu perdi mezzo secondo di curva, se entri forte nella curva resti veloce, ma se entri piano devi rilanciare, e allora devi rischiare. E alla prima curva mi sono intraversato con la bicicletta, mi è venuto freddo perché avevo rischiato di cadere subito, e dopo ho continuato lo stesso per quello a rischiare, e mi è andata bene, diciamo, perché in questi percorsi così in mezzo alle città che ne facevamo spesso, bisognava andare forte nelle curve, non c'era, dopo il carro devi spingere il rapporto, devi rilanciare la velocità, perché c'è chi piega meno, non è che è sicuro. E poi c'è questo bel retroscena che ogni tanto ricordiamo, che va sul palco a indossare la maglia gialla. Allora al Tour ti davano una specie di casacca che dovevi infilare le mani, le braccia, e te la chiudevano dietro con lo scotch, quello era per la cerimonia di vestizione, poi ti davano la maglia gialla vera il mattino dopo, e lui va là e c'era la maglia gialla pronta con lo sponsor di Merckx, Molteni, già pronto, e lui gli dice: cambia un po' per lo sponsor, che sono della Filotex. Adesso è tutto cambiato, ma allora poi dopo veniva cucito delle strisce che erano fatte apposta sulle maglie, adesso le stampano via da lì. E allora non c'erano sponsor, a parte il tuo che incollavano, c'erano solo le iniziali HD, Henri de Grange. Il Tour ci teneva a avere questa maglia pulita allora, e c'era questa HD che dice: cos'era? Cosa vuol dire HD? Era Henri de Grange, il creatore del Tour nel 1903. Però fu un bel numero battere Mersi. Poi vi siete fatti un po' di guerra in quel Tour, tu e Eddy. Nelle corse c'è sempre la rivalità, chi vuol vincere deve arrivare davanti, e chi deve arrivare dietro cerca di arrivare davanti, insomma la storia è sempre quella. Invece le tre Roubaix, le tre Roubaix veramente ti mettono un po' sul piedistallo, ripeto, tre consecutive, tutte e tre per distacco, neanche quell'Octave Lapisse, perché ci fu solo altro corridore che ne vinse tre consecutive, era un certo Octave Lapisse, che le vinse nel 1909, 10 e 11, ma le vinse anche in volata, lui tutte e tre per distacco. Pensate che eroi, che personaggi che erano. Questo Octave Lapisse, che ci torna anche il Tour de France, era sordo da un orecchio e l'avevano riformato militare. Lui andò volontario e morì nella prima guerra mondiale in uno scontro aereo perché pilotava gli aerei. Quindi pensate che personaggi che erano questi forzati della strada, i primi grandi eroi.
E queste tre Roubaix, io ricordo l'emozione, la prima in maglia ridata 1978, campione del mondo che stacca tutti sul pavé, entri solo al velodromo e tutti i francesi si alzano in piedi, i francesi e i belgi, per applaudire. Quella è stata un'emozione forte, credo, no? Beh, io la prima Roubaix che ho fatto ho rischiato di vincere, perché nel 74. Non l'avevo mai fatta nel 74, ho fatto secondo, e dopo le altre 75, 76 e 77 sono sempre arrivato con i primi, lottando fino alla fine, e poi finalmente nel 78, quando ero campione del mondo, sono riuscito a vincere e poi ho continuato. E comunque era una corsa che riuscivo a far bene, perché insomma sembrava quasi naturale per me andare sul pavé. Invece ci sono corridori che non hanno mai sofferto, diciamo, di correre sul pavé, perché il pavé non lo puoi subire, lo devi domare, non devi avere paura, insomma, devi entrare e sperare di rimanere in piedi, perché ci sono delle curve, ci sono, quando è bagnato poi è praticamente impossibile restare sempre in piedi, perché quando è bagnato c'è questo fango che è quasi come andare su ghiaccio. E allora era l'epoca dei grandi, Roger De Vlaeminck, col compagno avversario, era Monsieur Roubaix che ne vinse 4, erano ben due anni. No, ma i belgi e anche i francesi, loro erano abituati, noi lo vedevamo quando andavamo alla Roubaix, basta, e poi le Fiandre, perché poi le altre corse non le facevamo. I belgi invece, in ogni corsa che fanno, ripeto, c'è sempre il pavé, anche adesso, non è perché ci sono dei tratti di pavé che sono sempre lì pronti, insomma, li mettono, visto che nel mondiale. Certo, anche se era non sconnesso come la Roubaix. Delle tre, secondo me, quella in cui si è dato più forte è stata la terza, quando hai dato 6 minuti a Hinault. Pensa un po' così. No, ma anche la prima, per quello. Ma il problema era cercare di togliersi la ruota di avversari, e dopo io quando ero da solo riuscivo ad andare bene, insomma, perché sapevo come fare le curve, conoscevo ormai anche la strada, perché ormai l'avevo fatta un po' di volte, perché i primi anni che abbiamo fatto la Roubaix erano gli anni che ai contadini davano i contributi per asfaltare le strade, e asfaltavano il pavè, perché quelli erano strade dei campi, e ricordo anche su da noi, davano i contributi per asfaltare le strade, e con i trattori era difficile andare per le strade bianche, o le spoligo, il pavè, quello peggio, e arrivavi lì e c'era l'asfalto, e dopo, non so che anno è stato, hanno fatto una legge per proteggere il pavè, che un anno l'avevano perfino pitturato per sì, alcuni chilometri il pavè di colori come un arlecchino, mi ricordo. Sì, sì, sì. E proprio perché i francesi si erano messi in mente questa roba di proteggere il pavè. E hanno fatto l'associazione, l'esame del Parigi. E adesso c'è una scuola che insegna come fare ad aggiustarlo, a posarlo in caso che le strade si rompano. Ma no, adesso qui non stiamo parlando. No, però pensate così, era il ciclismo. No, ma Ercole l'ha fatta ancora la Parigi Roubaix? Io? Ercole l'ha fatta? No, forse sì, una o due l'ha fatta, ma non brillava, anche perché lui preparava il giro, il tour, e non le classiche, ma è andato una volta o due, sicuro. Sì, sì. No, però pensate cos'era quel ciclismo. Sempre per scusa se parliamo di Saronno, ma ci vuole ogni tanto, perché io ricordo 1980, Francesco vince la terza Paris-Roubaix, e non vi dico i giornali, no? Si impazzava a scrivere pagine intere su questo trionfo, tre robe consecutive, ne mai nessuno, eccetera eccetera. Saronni ovviamente non c'era, perché ne ha fatta una, ha rischiato di finire sotto l'auto cadendo, ha rischiato di essere travolto dall'ammiraglio e non è più venuto. Allora al lunedì lui vince la Roubaix e torna a casa, arriva Saronni e tutti in vista della Freccia Vallone e della Liege Baston Liegi, e noi tutti a chiedere, noi giornalisti, dice: hai visto ieri la Roubaix in televisione? Dice: no, non l'ho vista, perché è un ciclocross, è una corsa che va abolita, e quindi ci siamo. E poi ha vinto la Freccia Vallone 3 giorni dopo e tu lo c'eri, quindi era un momento forte del ciclismo. Eravamo in
dicevamo, si può dire su tutti i terreni, era importante. In questo momento siamo un po' più basso, speriamo che ritornino i tempi migliori. Ma secondo te Ganna è uno che può vincere a Narobene il futuro prossimo? L'ha vinta da dilettante, ha dimostrato di poterci essere. È chiaro che per vincere la roba bisogna avere il fondo, perché tu devi arrivare in fondo con le gambe da poter spingere i rapporti e fare la velocità. E forse quello che gli manca, si è visto che l'anno scorso che a un certo punto le curve sono parecchie. Perché la Parigi-Roubaix comunque è 250 km e per acquisire il fondo devi farne tante corse, non puoi farne una corsa all'anno. Dovrebbe sacrificare un paio di stagioni, provare a fare le corse in linea per puntare sulle corse che può vincere, non so, la Sanremo o la Roubaix o qualche altra classica meno difficile. Credo che uno come Ganna può arrivarci, perché se guardiamo il suo collega Milan che al Giro d'Italia è riuscito a vincere la maglia ciclamino, è perché è uno che ci crede, insomma. Okay. Io penso che sia più facile che vincano a Sanremo piuttosto che la Roubaix, quindi Pogano. Vediamo, il tempo lo dirà. Parliamo un attimo del grande pirata di Marco Pantani, perché quel signore Davide Boifama lo fece debuttare fra i professionisti, ma perché era stato Marco Pantani a voler andare da lui, anche se tutte le altre squadre lo avevano richiesto. Lui aveva mantenuto le promesse, perché già l'anno prima aveva voluto debuttare nella Carrera, la Carrera che era la grande squadra da allora, di Vicentini, Rosso, Contempi, Davide. E c'è questo episodio divertentissimo che neoprofessionista Marco Pantani va da lui a firmare il contratto, no? Racconta un po' come andò. Beh, lui era dilettante alla Jacobacci. Aveva vinto il Giro d'Italia dilettante. E aveva 21 anni. Giorno mi chiamò e mi disse che voleva venire a trovarmi, perché quando passavo professionista avrebbe potuto venire alla Carrera. E io gli dissi: guarda, lui poi qualche mese dopo vince il Giro d'Italia, e io gli ho fatto i complimenti e gli ho detto: adesso ne avrai tanti che ti vorranno. Lui mi disse: sono stato io a cercarti, perciò io sono di parola, aspettami lì che vengo a firmare il contratto. Famosa frase che ha firmato il contratto con un ottimo contratto, anche se erano lire, però erano altri tempi. Ah, gli davi dei bei soldi, cioè, allora era ottimo per lui o per te? Per te. No, ma c'è questo episodio divertente che era ottimo per lui. Che firma e poi guarda questo contratto e non è soddisfatto. Legge il contratto, mi dice: caro, mi spiace, ma mancano. Bella premi, tu sappi fa che io un giorno vincerò il Giro del Tour. Allora i contratti vengono rilasciati da UCI, non possiamo toccarli, c'è solo da mettere la cifra divisa per 12 mesi, lordo. E gli feci un contattino a parte con il premio di vittoria, lo legai al contratto e mi ha detto: adesso va meglio, ci vediamo presto. E lo feci esordire 4 o 5 di agosto del 92, la Gran Premio di Camaiore. Ma lui voleva già la cifra di premio in caso di vittoria al Giro e al Tour, ed eravamo nel 92, un grande. Guarda che lui aveva un carisma, Marco. Sì. Se lui prendeva la fiducia di una persona, potevi dire quello che voleva, che lui non ti tradiva. Assolutamente. C'è stata una squadra allora che gloriava tutti i costi, perché la moglie di questo titolare, tra l'altro, è romagnola. La Mappei, diciamo, Mappei. Un giorno mi chiama il signor Mappei e gli dice: Dario, fammi un favore, potresti venire in prima tutta gli Abruzzi a Milano a portarmi Marco? E io gli dissi: guarda, mi dispiace, non posso fare una cosa del genere, non lo farò mai, perché sono molto amico di Romano Celli, della Mercatore, sono molto amico con lui e non mi sento di fare uno scarpo a un amico. Lui ha trovato altre strade. Un giorno mi chiama Marco, mi dice:
Davide, sto andando in via Duca degli Abruzzi alla riunione con Squinzi, che mi vuole che firmi Ramapei, mi ricordo come fosse oggi, e mi dice: ah, allora ha detto firmi, perché Squinzi era un uomo che quando lui partiva ti diceva la cifra, era impossibile dire di no. Era impossibile dire di no. Erano cifre notevoli. E no, fa: vado là perché devo tornarmi un bel sassolino. In quel periodo del Giro d'Italia, se vi ricordate, che Marco continuava a discutere con Tafi, con quelli che lui della Mappè, litigava spesso le tappe del Giro d'Italia. Io gli dissi: Marco, smettila di andare in discussione con gli altri corridori, non è bello per te. No, perché mi fanno una guerra e qua sarebbe. È andato là alla riunione, esce, mi telefona e mi dice: Davide, mi ha offerto una grande cifra, però sai cosa gli ho risposto io? Che alla Mappè non firmerò mai. Sì, prego. Qua mi fermo. No, vai avanti. Non vado a Campiglio, mi fermo prima. No, abbastanza. No, però lui disse anche, perché se fosse andato alla Mappè la squadra si sarebbe sciolta e sarebbero rimasti a casa senza contratto tutti gli altri corridori, meccanici, massaggiatori, e c'erano 50 persone senza stipendio. Questa era stata la grandezza di Marco, al di là di tutto il resto. È così o no? Sì, difatti lui era un ragazzo che veramente... Io avevo un rapporto speciale con lui, ma anche lui con me, perché un professionista non puoi soccomberlo e soffocarlo nelle sue cose. Devi, secondo me, visto che ho avuto la fortuna di fare direttore sportivo per 28 anni, ho cominciato che ne avevo 31, devi controllare di quello che loro fanno, di ragionare con la tua testa, di dirgli che stai sbagliando, però responsabilizzarli, perché altrimenti viene snaturato la persona. Cioè, come si fa a snaturarlo come lui? È impossibile, hanno ragione loro. Cioè, i campioni non è che sono campioni appena perché vanno forte in bicicletta, sono campioni anche perché bisogna saperli anche gestirli e dargli, soprattutto non soffocarli tutti i giorni, chiamarli: ti sei allenato, hai mangiato, hai dormito, come va? Cioè, vanno seguiti a distanza, vanno seguiti tassativamente, certo. Allora loro prendono la fiducia e sicuramente non ti abbandonano mai. Infatti io, tutto prima, ti sei dimenticato, mi dispiace, ti sei dimenticato di Giovanni Battaglini. È vero, bravo, hai ragione. È colpa sua di lui, No, perché era io parlavo della carriera, è colpa sua. Ed era ancora in Australia. Era ancora in Australia. È colpa sua di lui, me l'ha ricordato lui, cazzo, che nell'83 ha vinto un Vuelta e Giro in 48 giorni. Come Merckx, Vuelta e Giro in 48 giorni. Ma perché io parlavo della carriera, lui era in Australia, mi difendo così. Non era ancora carriera, era in Australia. Battaglini era dell'Inox Prag, non carriera. No, certo. Ma per chiudere con Marco Pantani, perché mi sta a cuore Marco, tu lo sai, da sempre. Se potessimo tornare indietro, cosa avremmo dovuto fare tutti noi perché finisse in una maniera differente questa storia? Marco Pantani ha avuto nella sua vita tanti amici che non erano amici, perché gli amici l'avrebbero anche sgridato, l'avrebbero anche consigliato. Purtroppo erano amici per convenienza, ne avevo tanti, e lui era talmente buono che purtroppo ci è cascato in pieno, soprattutto quando andava nella famosa discoteca a Rimini, Pineta, come si chiamava, Marittima. Cioè là è una roba, non voglio raccontare quello che c'era da dentro perché era una vergogna. Lui purtroppo, momento di debolezza, ci è cascato dentro e ha pagato purtroppo con la vita. Questo è quello che dispiace, perché un campione come lui, se fosse ancora qua, che è quello che ha fatto per il ciclismo, io mi ricordo che quando c'era lui il Giro d'Italia, e come quando
c'era Francesco dei Saroni o Gimondi o Lotto, questa gente qua, questi campioni qua, e la gente in autostrada l'8:10 fermava per vedere le tappe, gli arrivi di tappa. Cioè adesso, ragazzi, voglio dire, il ciclismo di adesso purtroppo siamo in una fase molto molto difficile. Speriamo che cambi presto a ritrovare dei nuovi campioni, perché altrimenti la vedo dura. Ripassiamo un attimo a Franco per fare una chiusura. Franco, tu hai vissuto invece l'epoca di Eddie Merckx. Noi discutiamo a volte, non nel ciclismo, come nel calcio si dice Peleo Maradona, e nel ciclismo Occhio Merckx, chi è stato il più forte. Illustri miei colleghi hanno detto Coppi il più grande, Merckx il più forte. È un po' facile conoscere con te Bruno Rastri, Giampaolo Mezzano, no? È un po' facile. Tu hai corso contro Merckx, hai saputo tutto di Coppi, come vedi i due grandi? Beh, diciamo, i paragoni sono epoche diverse, quindi secondo me non si possono fare. Sì, puoi dire, se guardi le vittorie, quello che ha vinto Eddie, è possibile vincere. Però Coppi aveva l'impresa, diceva l'impresa. Sì, sì. Secondo me quello che ha detto Mezzano, che sono Merckx il più forte e Fausto il più grande. Io potrei fare il distinguo fra i due corridori migliori del mio periodo. Io secondo me il più forte, perché io alla fine poi ho corso 8 anni con Anquetil e 8 anni con Merckx. Anquetil ha smesso il 68, 69 forse. E Merckx prima cosa fece i mondiali in Spagna, San Sebastian nel 65, poi io ho smesso nel 72, quindi gli anni sono 78. Secondo me i due più forti sono quelli, anche se sono due stranieri, però... Voi che gli avete corso contro, siete tutti affascinati dal fascino di Jacques Anquetil, no? Che è stato il grande amico di Ercole Baldini. No? Sì, ma io sono affascinato dall'Anquetil per la signorilità che aveva, perché Leti era uno che vinceva 35-40 corse all'anno, e l'Anquetil si accontentava di meno, però a volte lasciava anche qualcosa ai suoi compagni. Lei, diciamo che poi fu denominato cannibale, secondo me. Io ricordo una 10 pastore di io mi ero già ritirato negli alpinisti, eravamo io con Giovanni a guardare, e andarono via in partenza, lui e Mancini, a parte che erano tutti grandi, corridori e grandi gregari e grandi amici di Eddie, però forse Mancini era il più andarono via loro due e arrivarono loro due. Erano lì con Robby, ma chi dici che vinci? Dici che lo lascia vincere, no? Primo me, secondo Mancini. Io dico che se avesse lasciato vincere Mancini, è vero che avrebbe avuto una 10, bastone 10. Da 25. Però per il carattere mio ho ammirato più anche di poi c'era giusto o sbagliato, io ero più per... Ecco, di Anquetil un ricordo breve, perché Anquetil veniva qui a battersi con Baldini e ha perso 4-2 il trofeo tendicolo da Ercole. Sì, beh, quello l'ho detto prima, fra Ercole io li metto più o meno la pari, io la signorità di Anquetil l'ho vista in modi che sono un po' più piccoli gesti che magari tanti non li notano. Io ricordo che si faceva il circuito a Cirie, non il mio paese, io ero di noi, il suo abito a Cirie, però il paese, 3 chilometri prima. I circuiti non è che eri in albergo, arrivavi e anche Till viaggiava con Rudy Alticati, che era il mio compagno di squadra della Montegna. Quindi i miei compagni venivano, no a casa mia, perché io abitavo lì prima di sposarmi, poi lì ho lasciato mia sorella con mia mamma, che sono vissuto finché mia sorella vive ancora lì adesso. Però i miei compagni venivano a cambiarsi a casa mia, a casa di mia mamma, di mia sorella, però e ricordo che i corridori sono tutti un po' casinisti, non so, chiamali come vuoi. E si arrivava, infatti arrivarono lui e Rudy, e l'Anquetil, so che c'era mia mamma seduta in fondo là, gli altri arrivano, fanno un po' casino, ma come si fa? Anche Dir partì, fu il primo ad andare a salutare mia mamma. Sono quelle cose che tanti non li notano, ma io l'ho ammirato veramente tanto. Grande scelta. Non l'avevo mai conosciuta e non ero mai stato suo compagno di squadra. Quindi sono quelle piccole cose che a me mi
mi tocca. Sicuramente, allora vale la pena ricordare un episodio divertente che mi è stato raccontato da Ercole Baldini, e ribadito dai figli, da Mino e da Riziero, un momento incredibile vissuto a Villanova di Forlì, perché allora Baldini, anche lì 4-2 il trofeo Tendicolo, che poi l'ultimo l'ha vinto Francesco Moser nel 74. Poi non l'ha più fatto. Poi non l'ha più fatto, l'hai vinto tu, non l'ha si chiamava trofeo di Castrocaro. Gran premio di Castrocaro, sì. Comunque nel 65 Baldini aveva smesso di correre, ha smesso nel 64, ed era atteso Jacques Anquetil a casa Baldini per fare il trofeo Tendicollo. E però vigilia, allora non c'erano i telefonini, e tutti a casa Baldini aspettavano che arrivasse Jacques Anquetil per fare questa corsa. Anquetil non arriva, aspetta, o avrà deciso che non corre, però che peccato, perché era questa grande corsa, che manchi Jacques Anquetil, adesso che io non corro più. E Ercole e Vanda stanno per andare a letto, suona il campanello di casa Baldini, a mezzanotte arriva Jacques Anquetil, da solo, con macchina, con la bicicletta a bordo, e c'è solo qui pronto per domani. Ma hai cenato? Arrivi dalla Francia in macchina, hai cenato? No, c'è bene, perfetto. E cominciano la cena, e la cena da mezzanotte va avanti fino alle 3 e finisce con whisky e champagne. Infatti Jacques Anquetil, ostriche, whisky, champagne, frutti di mare, eccetera eccetera. Ed Ercole diceva: Jacques, guarda che domani c'è un cronometro di 90 km, forse è il caso che smetti che andiamo a dormire. E Jacques disse: sì, ma tanto non ci sei più tu e quindi non ci sono problemi, io la vinco comunque. Dice: no, ma guarda che c'è Cimondi, che Cimondi dopo un mese vinse il Tour de France, guarda che Cimondi terzo giro è la grande promessa, guarda che ti darà del fio da torcere. Dice: non ti preoccupare, non ci sei più tu, sono le 3 di notte, adesso vado a dormire, di a tuo fratello Bruno che è qui presente, che può confermare, dice che domattina verso le 11 si faccia trovare con la sua moto, che io faccio un po' di chilometri per riscaldamento e per sudare un po' dopo tutto quello che abbiamo bevuto stasera. Lui si trova, anche lì fa un po' di dietromoto, parte, trofeo Tendicollo, primo Jacques Anquetil, secondo Felice Cimondi. Questa è la grandezza del campionato. Tu Francesco l'hai conosciuto, lui era... Io mi ricordo che lui scrisse, aveva smesso di correre, è stato CT della Nazionale francese, commentatore, direttore di corsa di libri che tu avevi vinto, ed era molto compiaciuto da quello che facevi tu. E mi ricordo sull'Equipe che scrisse una volta che avresti dovuto tentare il Tour de France con queste lunghe cronometro, invece di pensare solo al giro alle classiche. Lo scrisse Jacques Anquetil. Io non è che seguivo proprio i giornali a quei tempi, ma l'avevo conosciuto l'anno che ho fatto il Tour. Lui aveva seguito. Sì, allora faceva anche i pezzi sulle Equipe. Le ultime tappe era arrivato anche Aldo, sì. E ci siamo trovati nello stesso albergo, eravamo dalle parti di Macomba, perché sì. Poi si andava a Parigi, ormai era finito il tour. E so che è venuto lì a salutarmi, perché si conoscevano con Aldo, sì. Perché avevano fatto certo. Corsa assieme, che Aldo mi raccontava sempre di quella volta che gli aveva dato una borraccia anche lì, e lui gli ha chiesto: dammi da bere anche a me. E lui gli ha detto: ma guarda che qui non è acqua, è champagne, dammi lo stesso. E gli aveva passato la borraccia del champagne fresco. Sì. E Aldo lo raccontava sempre. Ah sì. Perché raccontano che lui si faceva spesso la borraccia del champagne. Meglio dell'acqua sicuramente. No, ma ricordo quegli anni lì che ero andato a fare le prime corse in Francia, l'avevo conosciuto, ma ormai è passato tanto tempo. Ma sì. Io lo seguivo quando guardavo le corse che c'era Aldo, sì. E del resto l'anno che Enzo ha preso la maglia rosa, sì. Poi l'aveva persa da anche lì da cronometro. Già vero, sì, sì. Non so se era Parma. Sì, la cronometro del 64. Sì, sì. Sì. Era queste cose che seguivi perché sì. Anche se da quei tempi lì ero ancora piccolo, perché avevo 13 anni. Seguivamo queste corse e io ero tifoso di Anquetil, a parte i miei fratelli. Ah sì? Sì. Mi ricordo che sull'Equipe allora ho anche, non so in che maniera, io ho avuto una bici marcata Anquetil. Addirittura? Che era azzurra. Ma io un altro bel episodio che mi
che mi è stato raccontato, non bisogna mai far nomi, ma c'era un corridore italiano che puntava la classifica del Tour, che non era un corridore di prima fascia, ma comunque, e c'era una cronometro lunga, e allora non osava andare da Anquetil, perché era visto come una figura un po' leggendaria, aveva un carisma straordinario Jacques Anquetil. E allora questo corridore va da Stablinski, che era il delfino di Anquetil, l'amico di Anquetil, e gli dice: senti, domani c'è una cronometro, digli a Jacques se mi dai in prestito una di quelle pilloline che prende lui per andare forte a cronometro. E Stablinski dice: va bene, vado a chiedergli. E va da Anquetil e dice: senti, mi sta dicendo che avrebbe bisogno di una pillolina per andare forte a cronometro. E Anquetil dice a Stablinski: vai a dirgli che quelle pilloline sono per il puro sangue, non per i cavalli da tiro. Avevo il gusto di queste battute. Davide, l'hai conosciuto bene anche tu, Jacques Anquetil. L'hai conosciuto bene anche tu, Jacques Anquetil. Ero l'unico italiano, sì, quando lui è mancato, che era al funerale. Ma però? Ero al tour. Sì. La figlia di Jacques, Janine, la sua, sì, figlia della moglie, sì, veniva sempre sulla Miraglia con me, sì, perché ho iniziato a fare il tour nel 79, sì, ero ancora magro, e di conseguenza lui. Poi andavo ai signori a Parigi, sì, che correvo con tempi, certo, mi accettava sempre, tutto un fratto, capito, tutto, da 20, più vieni, sì, andava a tavolare dentro a 6 giorni e mi offrivo sempre, non acqua, sì, un po' di vino, un po' di champagne, sì, comunque. Ed era mancato, era il 18 novembre del 1987. È stato già che è stato grande. Aveva 53 anni, pensate. Lo spirito, e ne parliamo perché è stato l'amico rivale di Ercole Baldini, vale la pena parlarne, e c'è questa leggenda, ma non è una leggenda, è la verità, anche lì è stato un grande rivale di Ramon Pulidor. Ramon Pulidor era, fra virgolette, lo sfigato di turno, no? Perché pensate, arrivò 8 volte sul podio al Tour, mai neanche un giorno in maglia gialla, sempre secondo e terzo, ma in maniera rocambolesca, cadendo, perdendo una cronometro per 80 centesimi di secondo, e perdendo la maglia gialla per 80 centesimi di secondo una volta, gli è successo di tutto, ed era l'eterno secondo. E anche Till era il suo acerrimo rivale, perché proprio non lo reggeva, un po' come Mosè Saronia, una roba un po' così. Ed era, avevano diviso in due la Francia, no? Come coppie Bartali. E Pulidor arriva sempre secondo, e Pulidor, che è il nonno di Mathieu Van Der Poel, perché non lo ricorda, allora Pulidor sa che anche Till ha 53 anni, questo tumore allo stomaco operato, non riesce a guarire e se ne va, purtroppo sono le ultime settimane di vita, e va in questa clinica di Rouen a salutare Jacques Anquetil, e Jacques Anquetil sul letto della sua fine lo vede arrivare. E si salutano, anche Ramon Pulidor commosso, e anche Till dice: vedi Ramon, anche stavolta arrivi secondo, muoio prima io. Pensate il carattere di tutti i personaggi. Io prima faccio raccontare una aneddoto di Ercole. Certo. Dopo, quando è finito, quando mi dai il permesso. Davanti a te io mi arrendo, vai. Grazie. Vorrei ricordare Ercole cosa ha fatto nella sua vita. Sì. Noi direttori sportivi dobbiamo non ringraziarlo di più, sì, perché io inizio nel 79, avevo 31 anni e ho fatto gli esami, facevo il direttore sportivo, ma sì, non c'era un'associazione. Nell'82 mi telefono un giorno e mi dice: Davide, cosa ne pensi se facciamo, riesci a organizzare un ritrovo fra tutti i direttori sportivi e ci troviamo a Salò, lì sul lungo lago, che è bello, e facciamo una bella chiacchierata, che ho alcune cose da affrontare. Voi non ci crederete, da quel giorno lì è nata l'associazione dei direttori sportivi. Bellissimo. È stato lui, hai capito perché prima ho detto, con lui parlavo di corridori, di squadra, ma c'era una scuola di vita a parlare con lui, perché ti insegnava, lui era più avanti degli altri, aveva capito che il mondo stava cambiando, e fare il lavoro del direttore sportivo non è facile, soprattutto a
adesso è ancora più difficile, però lui veramente dobbiamo ringraziarlo tanto, e tutti gli anni, tutti gli anni c'era organizzata l'associazione dei direttori sportivi che lui ha creato, ha voluto, e c'erano 4-5 giorni di ritrovo. Sapete che ci spiegavano, che ci spiegava gli imprenditori che c'erano? C'era Luca di Montezemolo, Paolo Barilla, Allodi, che era il manager dell'Inter, c'era tutti questi personaggi, e stavamo là una settimana in ritiro, e queste persone ci hanno spiegato, ci hanno fatto scuola. Noi sapevamo solo di rapporti di biciclette, e questo qua è stato un grande insegnamento. Grazie Ercole, sei stato grande. Grazie, con questo direi che la prima buona serata. Noi vi ringraziamo, questi tre signori sono pronti per foto, autografo, dediche, e chi vuole approfondire c'è un bellissimo libro su Maldini laggiù, da acquistare e da firmare. Grazie, grazie a tutti.